No cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, mettere un bel like, se volete ho anche una pagina Instagram, tutti i link li trovate qui sotto in descrizione, ho anche un gruppo Telegram dove potete restare sempre aggiornati su tutti i miei video, o se volete farmi domande, non specifico dei manga, anime, o fare una semplice chiacchierata, per farlo sia su Telegram che su Instagram. Un momento che registro, purtroppo manca davvero poco a 500 iscritti, quindi spero di arrivarci davvero in fretta. Vi ringrazio a tutti quelli che mi stanno aiutando, tutti quelli che mi supportano, ringrazio davvero tutti. Detto questo, farò video recensione di Vampires di Osamu Tezuka. Questo è il numero 1 e questo è il numero 2. Preferisco la copertina del volume 1. Prezzo di 15€ l'uno. Sapete quanto ormai sapete quanto io ami Osamu Tezuka, è il mio mangaka preferito, tutte le sue opere che ho letto, e ho letto parecchie adesso, mi piacciono da matti, le vorrò recuperare tutte prima o poi e fare un video, una top 20 solo delle opere di Osamu Tezuka. Questo è il mio sogno, però sto aspettando davvero che finisca Black Jack, che ha iniziato adesso di rifare una nuova edizione, e che arrivi anche Buddha, perché anche quello lì è un capolavoro. Come dicevo, manga tra l'altro bollino rosso, non so perché, però vabbè. Diciamo che è un po' genere horror, anche se non così tanto. Parla questi vampiri, che non sono vampiri con la concezione che abbiamo noi, ma sono, diciamo, più mutaforma. Cioè, degli esseri umani che hanno la capacità di trasformarsi in un animale. Alcuni in lupi, quindi come lupi mannari, infatti il protagonista Toppei è un ragazzo che se vede la luna si trasforma in un lupo mannaro. Poi c'è il suo fratellino che si trasforma in un lupo se vede qualcosa, se vede un cerchio. Poi ci sono chi si trasforma in pipistrelli, chi in serpenti, chi in cavalli. Si possono fare anche ibridi. E ognuno ha la sua peculiarità in cosa causa la trasformazione. Ognuno ha una causa diversa dall'altro. Il mondo è pieno di questi vampiri che vivono nascosti dal resto dell'umanità. Gli umani non sanno che esistono, o meglio, una volta attraverso vecchie leggende si parlavano di questi esseri, ma per l'appunto oggi viene preso come leggende. La particolarità di questo manga è che c'è proprio Osamu Tezuka, cioè Osamu Tezuka si disegna come uno dei protagonisti principali della sua storia. Anche grazie a lui, cioè, si disegna come un eroe che salva l'umanità. Vi faccio vedere giusto. Già le prime pagine lasciano davvero qualcosa di... Già sulle prime pagine parte come un film di Mel Brooks, diciamo che partono, vedi queste scene che sembrano del passato, di un lontano passato, con gente su borghi rurali che improvviso bruciano il loro villaggio e lo mandano in fiamme, e parte con taglio di scena e il titolo Vampires, e quindi ti lascia comunque già così con bah, come se ci fossero, infatti ci sono i titoli iniziali, esattamente come un film che vedi l'inizio, vedi una scena molto particolare e di colpo tratagliano e iniziano i titoli e resti lì senza capire bene cosa è successo, quale sia il motivo e cosa questo ne causa. E dopo parte subito la Mushi Production, qui si fa un'autopubblicità della sua ditta, della sua compagnia di la Mushi Production, che è stata acerrima nemica della Toei Animation, e soprattutto a Mushi Production per prima ha portato gli anime nel mondo con Astro Boy. Astro Boy è stato il primo anime sempre di Osamu Tezuka, disegnato e scritto Osamu Tezuka, Osamu Tezuka Production, fondata da lui, e ha fatto Astro Boy in anime. Quindi Osamu Tezuka ha fatto tutto praticamente, ha dato i manga e ha dato gli anime. È proprio un dio assoluto che non si può non amare, e questo infatti guardate qua, c'è proprio lui
usiamo un tezzo che è sempre sotto ritratto, come non so se si vede bene perché è un po' sfocato, è il suo autoritratto. Ecco, lui parte con, vi spiego la scena precedente, che era il villaggio di questi vampiri, dove appunto Toppei scappa per certe vicissitudini che vengono spiegate verso inizio, ma non ve lo dico, lasciarvi la curiosità. Va a Tokyo, incontra Mushi Production, perché lui, il suo sogno è diventare comunque un mangaka, lavorare per Osamu Tezuka, e quindi si incontrano e incomincia a lavorare per lui. Già verso inizio si incomincia a intuire che Toppei non è proprio un vero essere umano, e anche Osamu Tezuka gli capitano parecchie cose, ma qua entra in scena il vero antagonista, questo Rox, che è una persona malvagia che pensa solo a se stessa, al denaro, al potere, che riesce in qualche modo a obbligare Toppei, perché gli salva la vita a Toppei, quindi Toppei si sente in debito verso lui e praticamente diventa il suo scagnozzo e lo obbliga a fare, a rapinare, a rubare, a rapire persone, chiedere riscatto, ammazzare altri. Ma Toppei si sente male, ma non ci sta, perché lui fondamentalmente è buono. Però oltre a questo c'è la stirpe dei vampiri, che è mondiale, che vuole vendicarsi degli esseri umani e conquistare il mondo. Incontrano Rox e Rox riesce a convincere gli stessi vampiri, che è un loro alleato, e a organizzarsi per conquistare il mondo. Entrambe le fazioni pensano di usare l'altro, di usarlo e una volta finito gettarlo via. Ci sono vari personaggi, c'è il personaggio di Baffone, che è un personaggio iconico di Osamu Tezuka, lo fa comparire praticamente in tutte le sue opere sin dagli inizi, che è un investigatore molto simpatico, gentile, come un nonno, diciamo, un nonno di famiglia, sempre buono, e comincia a investigare su sti casi. Poi ci sono comunque morti, sparizioni, eccetera eccetera, quando tutto e incomincia questa rivoluzione dei vampiri. Non vi dico come finisce, perché poi comunque finisce abbastanza, non con tutto finale, più o meno leggermente prima della metà del secondo volume finisce la vera storia di Vampires, e iniziano soprattutto inizio delle storielle. Uno mi sembra un prequel di tutto questo, ma le altre dei sequel della stessa storia, che ti fa capire che non è finita. Pensavi che era finita in un certo modo finale, ma in realtà non è finita così, e viene spiegato più avanti. Queste delle lì sì, carine, ma la storia principale più bella secondo me. Diciamo che l'opera in sé è un'opera interessante, è particolare questo fatto che l'autore stesso si disegna e si mette come eroe, cioè un protagonista, cioè è davvero fondamentale per la storia Osamu Tezuka, e non ho riscontro in nessun altro manga che ho letto che lo stesso manga si disegni nel manga. Forse con Dottor Slump e Arale, che ma non, Dottor Slump non è proprio Akira Toriyama, diciamo che un po' si autoritratto, ma non è Akira Toriyama. Qua si proprio definisce Osamu Tezuka, proprio Osamu Tezuka nella Tokyo contemporanea dei suoi anni in cui l'ha scritto. Quindi carino, interessante, ho apprezzato molto questa particolarità che si mette, ma non mi sembra che sia l'unico volume in cui si mette Osamu Tezuka, mi sembra ce ne sono anche altre storie in cui compare, ma non ha questa rilevanza come ce l'ha in Vampires, essendo comunque un po', cioè, bollino rosso, anche se secondo me è un po' esagerato. Comunque si avvicina al genere horror, magari non è adatto a tutti, però non è niente di così. Ha scritto secondo me manga molto più per crudeli, più e più per adulti, tipo MV, quello lì è davvero crudele come manga, davvero crudele. Anche I Tre Adolf è abbastanza impegnativo da leggere. Comunque vi ringrazio, vi rinvito a seguirmi, mettete like e attivate la campanellina. Ci vediamo ai prossimi.